siamo nell'ultimo tratto, sempre per chi non riconosce la bellezza di questo territorio. Pensa che il tempo d'oggi bisogna portare, per risparmiare un paio di chilometri di strada, che comunque si farebbero in macchina, portare altre strade, altre auto e altro asfalto in mezzo a questo pezzo di natura ferita ma sopravvissuta per fortuna fino adesso agli scempi dell'urbanizzazione fino adesso. Diciamo noi del comitato Giù le mani dalla campagnetta, un paesaggio creato dai monaci di Chiaravalle, Cistestelsi, dall'altra parte degli umiliati di Viboldone, che adesso viene umiliato dalla giunta Segala dopo centinaia di anni. Qui siamo a cavalcavia sotto la strada per Poasco, ed ecco che siamo a San Donato. Siamo qui da Cascina Bagnolo, trasformata in appartamenti. Su un percorso comunque protetto e fruibile. E arriviamo in vista dei palazzi di Via di Vittorio e quindi della campagnetta, quindi andiamo a ricollegarci in questo corridoio verde naturale, almeno per ora, fino adesso, finché qualcuno non taglierà in trasversale una strada, ma noi pensiamo che la ragione e il senso della storia e del rispetto per l'ambiente di questo territorio potranno impedirlo ancora. Se non altro perché a suo tempo la provincia si è espressa in questo senso, e anche la regione, e anche il Parco Sud, che ne pensa il sindaco Segala, che ha deciso di fregarsene delle prescrizioni. Eccolo in fondo alle case di Via di Vittorio. Il nostro corridoio verde, per quanto affiancato dalla modernità di tangenziali autostrade, si ricongiunge miracolosamente ancora in queste strisce di verde sopravvissute all'urbanizzazione che qui tra San Giuliano e San Donato, con capannoni e manufatti, e qui un grosso impianto chimico, vediamo le torri davanti a noi, a rischio Seveso tra l'altro, quindi anche pericoloso per chi ci abita vicino. Territorio merita rispetto e anche risarcimento per tutti questi, per tutte queste ferite. Pensiamo che la ragione possa prevalere.